La Corte Costituzionale fa ripartire la riforma delle Camere di Commercio. Infatti, con la sentenza numero 169 del 2020, ha respinto il ricorso di alcune di esse contro la riforma Madia, che prevedeva proprio l'accorpamento delle varie Camere di Commercio. Difatti, diventeranno dalle attuali 95 60. In pratica questo comporterà una semplificazione nel rapporto tra le imprese e le camere di commercio che avranno maggiori poteri. Ricordiamo che le camere di commercio sono la casa delle imprese.